I understand. I'm it was all my I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Ciao ragazze, buongiorno, buongiorno e benvenute in questo nuovo vlog. Siamo qua nella mia stanza, sono troppo contenta oggi, c'è un bellissimo sole, guardate come sono illuminata dal sole, c'è tanto sole attorno a me, che bello, grazie sole. Ogni volta che mi sveglio e vedo il sole, vi giuro, io dico grazie sole per esserci anche oggi, perché noi che viviamo a Napoli so che siamo molto. Tra l'altro, guardate questa molettina com'è carina, c'è cioè una molettina con una perlina sopra, non so se si vede, me l'ha data mia mamma, è troppo carina. Comunque c'è anche la pupa. Amore, vieni, mamma, vieni a fare il vlog. Amorina, ciao a mamma tua. Ciao, che fai a mamma? Ti fai nuotare? Vieni, vieni a mamma, non ti fai acchiappare. Vieni, vieni a mamma, vieni qua. No. Comunque vi stavo dicendo, noi che abitiamo a Napoli, comunque al sud, abbiamo queste bellissime giornate ed è fantastico. So che noi abbiamo questa cosa, secondo me, che è veramente un punto a nostro favore, cioè il clima, perché veramente è fantastico. Cioè, considerate che io ho i cappelli, sciarpe, eccetera, ma non li posso indossare, li indosso rarissimamente perché fa caldo. E svegliarti e vedere questo sole, che tipo anche fino alle 4, alle 5 del pomeriggio è veramente bello. Cioè, noi possiamo scendere anche a volte senza giubbino, ci cioè, sta veramente bene, soprattutto in queste vacanze di Natale. Amorina, vieni. Sta veramente da Dio ed è un'altra cosa. Cioè, quando c'è il sole sono proprio ad un altro umore, sono molto meteoropatica, molto. Si fa acchiappare. C'ho questa maglia. Oh, che è troppo carina! Che l'avete vista nel video dei regali di Natale. Questo è stato un autoregalo troppo bello. Comunque, se non l'avete visto il video, ve lo lascio che cabbi nelle box informazioni, anche nelle schede. Qua c'è un pulsantino con delle che se cliccate sopra escono tutti i video che io vi consiglio, ve li metto sempre. Vieni qua, piccolino, non fare la scemona, mamma, vieni. Non si fa acchiappare. Comunque, oggi vado dal parrucchiere perché mi voglio tagliare i capelli, li voglio tagliare ancora più corti, si deve fare cortissimi. Adesso praticamente vi faccio vedere, ho praticamente questa scalatura, però comunque sono lunghi, quindi li voglio scalare un altro po' davanti e accorciare. Adesso sono sporchi, quindi non ci fate caso. E li voglio schiarire ancora di più, quindi diventerò una biondona. Coi capelli cortissimi, sì! Tieni, mamma, tieni. Ma guarda, ma quanto ti odio, non ti fai acchiappare! Sei una cattiva, non ti fai acchiappare, mamma! Diamo bacini, diamo bacini, diamo bacini! Madonna, quando t'amo, quando t'amo, quando t'amo, mamma tua, quando t'amo! Però fatemi sapere nei commenti anche altri video che vorreste vedere. Adesso magari dopo le feste ci facciamo qualcosina per la pelle. Ditemi voi cosa vi farebbe piacere vedere, anche di ricettine, di rimedi naturali. Sapete che mi piace tanto farli. E andiamo, iniziamo la giornata, iniziamo la giornata, iniziamo la giornata, iniziamo la giornata. La città. Comunque l'ho messa, ho messo la cintura. Sono brava. Nel traffico, ragazze, comunque vi volevo dire, questo cappellino bellissimo che mi avete visto nel video dei regali che abbiamo fatto i due video, io e mia sorella, che non notifica, questo cappellino ce l'avevo nei due video che abbiamo fatto dei regali di Natale, uno sul mio canale e uno sul canale di Nancy, e mi avete chiesto in tantissime dove l'ho comprato. Guardate com'è carino, l'ho comprato da Stradivarius, ve l'avevo mostrato anche in un video a Haul un po' di tempo fa. Infatti tutte le cose che
compro carine, eccetera, ve le mostro sempre nei video, quindi guardate sempre video haul, shopping, acquisti. E questo è carinissimo, da Stradivarius, ho pagato anche pochissimo. Ho comprato tipo un mese, forse 2 mesi fa, quindi comunque quest'autunno, quindi si dovrebbe ancora trovare. E anche quello che aveva Nancy nel video, quello rosa, tutti e due da Stradivarius. Troppo carini sono, vero? A casa ho tipo 5 minuti per far merenda, preparare la borsa e andare in palestra. Ah, eccole qua le pentole, che sono quelle là nuove che vi ho fatto vedere nel video dei regali di ieri. Comunque mi hanno detto alcune ragazze, non so se è vera sta cosa, ma hanno detto, ora ve le faccio vedere bene, di non mettere nella lavastoviglie. E io sono tanto triste, perché c'ho la lavastoviglie e non le posso mettere? Perché ragazze mi dite questa cosa, si rovinano? Non lo so, comunque sono bellissime e ci sono di tutte le misure. Praticamente queste sono pentole col coperchio e le padelle, e in verità una l'ho già usata e infatti l'avevo messa nella lavastoviglie, ma non lo so, fatemi sapere sta cosa, io faccio merenda. Yeah, facendo merenda. E allora praticamente ultimamente non ce la faccio più a mangiare bresaola e quindi sto preferendo il crudo. Comunque ho comprato il tipo, erano 200 grammi di crudo, guardate qua, voglio far vedere. Ci ho messo a parte mezz'ora per togliere tutto il grasso tolto, e comunque l'ho pesati, sono diventati 100 grammi, cioè praticamente io, amore, mamma, vuoi essere partecipe? No, il prosciutto, praticamente io ho pagato 200 grammi di prosciutto e adesso ce l'ho solo 100. Com'è sta cosa? Ho tolto tutto il grasso, però la bresaola è troppo salata e quindi ci stanno anche le noci e non riesco, la bresaola è troppo salata e quindi mi è venuto un po' lo schifo, fra virgolette. Ciccina, vuoi il prosciutto? Sto prendendo il caffettino nella mia tazzina espresso rosa super shabby, troppo carino. Comunque volevo far vedere la conversazione con mio padre su WhatsApp. Io ho scritto: papà, mi hai comprato l'acqua, non ho più neanche una bottiglia, perché lui spesso mi porta le confezioni di acqua, sa che mi piace quell'acqua, me le porta, me le fa trovare fuori la porta. E gli ho mandato i bacini, lui ha scritto sì, e io ho scritto grazie, gamba cent'anni, con tutti i smile. Lui ha scritto: fino a 100 anni con tua madre sono troppi, non potrei mai sopportarla, io lo amo troppo. E poi ha aggiunto: eppure io non scherzo. Però ancora non l'ha visto, no, babbo. È un mito, lo amo. Tieni, mamma mia, io maiale. Che un maiale. Basta. Ragazze, guardate qua. Ho tagliato tantissimo e li ho ancora più schiariti. Vi faccio vedere così. Madonna, quanto sono contenta, sono troppo felice di questo nuovo taglio. Cioè, praticamente, non so se notate, li ho fatti più corti della prima volta. Praticamente li ho fatti cortissimi, veramente cortissimi, super corti, cioè tipo un carré, per me è cortissimo sto taglio, cioè sono impazzita davvero, cioè erano anni che non tagliavo i capelli così, ma cosa mi è successo? Oddio, sono disperata, perciò mi taglio i capelli, comunque sono felicissima, non ci fate caso, mi deve passare questa elettricità. E li ho schiariti ancora di più le punte, mi piacciono tantissimo. Sono super belli, poi casomai nel vlog di domani, non so se vloggerò domani, però comunque nel prossimo vlog vi farò vedere alla luce del giorno, perché ormai è sera, e il colore è bellissimo, super naturale, super corti. Comunque tra altre cose, adesso devo scappare in palestra, devo fare anche la spesa, però
Non ho avuto tempo, quindi domani succederà una cosa bruttissima. Non so voi, ma io odio svegliarmi e dover andare a fare la spesa, cioè non avere nulla nel frigo neanche per poter fare colazione. La prima cosa, devi andare a fare la spesa, perché sennò non puoi vivere, non puoi mangiare, è una cosa odiosa. Poi volevo dire un'altra cosa, vorrei fare nei prossimi giorni una live con la nuova webcam. Se avete visto il video dei miei regali di Natale lo sapete. Però volevo sapere da voi quale orario preferireste per una live. A me piacerebbe farla nel pomeriggio, insomma, magari, o in serata. Ditemi voi un orario e farò la live, vi avviserò comunque su Instagram, su Facebook, su Snapchat, un po' ovunque. Comunque sono troppo contenta. Nei prossimi giorni vorrei andare a vedere il film di Siani. Non vedo l'ora che esca quello là, aspetta, come si chiama? Mister Felicità. Io adoro Alessandro Siani, penso che già ve l'ho detto altre volte. E però vorrei andare alla prima, non so, mi pare a Capodanno lo facciano, non so. Fatemi sapere voi se sapete, se andrete e se sapete in quale cinema lo danno. Comunque ho cercato un po' su Google, ma non ho trovato. Comunque vorrei andare a vederlo il prima possibile, perché amo Alessandro Siani. Ho preparato la borsa per la palestra e ho fatto anche il blog, ho fatto un po' il blog perché stasera sarà un altro casino, non avrò tempo, quindi me lo sono anticipato. Come sapete faccio uscire sempre un post nuovo anche sul mio blog www.caritadolce.com. Oggi ho fatto quello delle tisane dimagranti dopo il Natale e domani farò uscire un post sulla pelle, cioè su come purificare la pelle appunto dopo queste abbuffate, questi cibi insomma non proprio sani. Quindi mi raccomando, andate a vedere sul blog e seguitemi anche sul blog, tanti post, rimedi naturali, ricettine, belle. Qua preparata la borsa, guardate la borsa che mi ha regalato la mia sorellina, che avete visto il video dei regali, la adoro praticamente, ci va tutto dentro, veramente sia santificata mia sorella, perché quella che avevo prima era piccolissima. Oh mio Dio, l'adoro troppo, yeah! E così me ne vado in palestra. Bye bye, ci vediamo dopo ragazze. Muah! Appena finito l'allenamento, quindi perdonate il mio aspetto, sono veramente distrutta. Oggi ho fatto gambe e praticamente dopo queste feste è stata un'ammazzata, perché ovviamente ho mangiato tantissimo e poi ero proprio fuori forma. Comunque mi sono fatta anche la doccia, i capelli si sono un pochino scombinati, però tutto sommato non mi posso lamentare. Purtroppo chi come me va in palestra, i capelli sono sempre comunque disordinati e si sporcano in fretta, quindi averli così corti mi aiuta molto. Comunque adesso vado a casa a mangiare, ho tantissima fame, mia sorella già si è avviata perché era venuta prima, e sono io andata dal parrucchiere, lei era venuta prima, quindi adesso vado a casa a mangiare, sono stanchissima. C'è qualcuno in palestra, avete visto? Comunque, avete visto? La vergogna. Caro mio! Il mio cane più bello del mondo è lei, Molly, mio amore. Chichi. Ma che bel camino. Troppo bello questa atmosfera. Tutta un'atmosfera di camino. L'avete visto in palestra, ci siamo divertiti tantissimo oggi. Abbiamo fatto quella cosa della leg press sopra, troppo divertente. Infatti mi diverto tantissimo quando vado in palestra, e però ci siamo anche allenati tantissimo, quindi... Studiamo anche tanto, però ovviamente ce la prendiamo molto allegramente e ci divertiamo tanto. E comunque i capelli si sono un po' scombinati, ma vabbè. Adesso devo mangiare. Fame, tanta fame. Per fare proprio un video specifico sull'allenamento che sto facendo adesso, che è molto molto, mi sta dando molti risultati per quanto riguarda l'addome, le gambe e i glutei. Quindi se volete vi faccio proprio il video specifico sul mio allenamento. Fatemelo sapere, mettete tanti like se volete il video. Ve lo faccio con molto piacere. Dire qualcosa? Che tu? Dici qualcosa a piacere. Mi hai comprato l'acqua? Sì, l'ho comprato. Sono le 10:30, ancora dovete mangiare.
E tu già hai mangiato? Ho fatto un quadro. Sì, bravo. Fa venire. Sono esperimenti di acqua. Bellissimo, qua è dove tu dipingi? Sì. Wow, troppo bello. E che quadro? Ah, lo stai facendo. E che sarebbe sto quadro? Che raffigura? C'è una torre di forno. Wow, bellissimo. Poi nel vlog di Nancy, perché Nancy fa vedere sempre, vi farà vedere quando sarà finito. Più o meno quanto ci vuole per finirlo? Un giorno. Eccola, è venuta. Oh, wow, è troppo bello, ma quello è troppo bravo. Pachito è un artista. Nancy mi sta aspettando che dobbiamo mangiare. Mi raccomando, andate a vedere pure il vlog di Nancy. Mi può dare ora. No, ma sei carina, dai. Andate a vedere il vlog di Nancy, papà, dillo anche tu. Lo metto a posto. Iscrivetevi al canale di Nancy. Iscrivetevi. Ciao. Ma non la dire così, si mette la paura la persona. Iscrivetevi. Modo più dolce. Ragazzi, iscrivetevi. E se non vi iscrivete al canale di Nancy, che canale? Questo è bello. A mamma Giaia. Qua a computer io e Nancy, col computer di Nancy nella sua stanza studio, e perché stiamo montando il video, cioè Nancy ha montato e stiamo finendo di ritoccare, che andrà online sempre domani, quindi per voi sì. Oggi è andato online contemporaneamente, cioè, a questo domani vlog. Vlog tuo, vlog mio e questo qua e sul secondo canale, quindi tre video da vedere oggi. Questo qua è un video cosa mangio. Guardate l'anteprima, una cosa di cioccolato. Madonna, bellissimo. È venuta una fame. Infatti, no, ma poi voi me ne chiedete tantissimo video cosa mangio, per vedere cosa mangio durante il giorno, li carico tutti sul nostro secondo canale, dove là parliamo di dieta. Alimentazione, dieta, stare in forma, queste cose qua. Quindi andate a vedere anche il video cosa mangio e noi continuiamo a lavorare. Noi continuiamo a lavorare, sì. E dobbiamo ancora mangiare. È solo le 10:30. Cioè, ordinaria amministrazione in casa Carita Dolce. Vabbè, questo dovete andare a vederlo assolutamente. Ma dove c'è una fame, vedete cosa che lo dici. Zenetta finalmente con un piattone di riso basmati, dopo l'allenamento ci vuole un bel piattone. Ci ho messo sale e pepe e un po' di pomodorini, un piattone di melanzane grigliate sempre con pomodorini e un po' d'origano e il pesce come fonte proteica. Eccolo qua, questa praticamente è una spigola e mezzo e tantissimo pesce con ancora broccoli, perché le verdure fanno tanto bene, cioè devo mangiare tutto questo, ce la farò. Sul pesce metto olio, vabbè, dappertutto l'olio a crudo. Qua metterò limone e tabasco, che a me piace tantissimo, anche vado a limone e tabasco. Buono, buono, buono. Praticamente ogni volta che vengo a casa di mia mamma mi faccio fare sempre la spigola, perché si capisce che da sola me la biscoccio di cucinarla e pulirla. Yes. Ragazzi, sto tornando a casa, è mezzanotte, è tardissimo, c'è anche la Puppi. Devo dire che questo momento in macchina è il mio momento preferito. Mi piace tantissimo ascoltare la musica e quando torno di notte a casa, non lo so, un momento che mi piace troppo, sarò pazza. Quindi adesso musica alto volume e ci vediamo dopo. Loro sono l'oro nero. Torniamo a casa, se ne scappa qua dentro, amore, fido nella sua cuccettina, mentre io sto al computer. Ragazzi, sto praticamente morendo, sto davanti al computer, non ho neanche la forza di togliermi il giubbino, mi metto subito a montare il vlog perché è tardissimo, sto morendo di sonno, quindi vi saluto. Però vi volevo dire questa cosa, che su Instagram ho finalmente attivato i messaggi per le Instagram Stories. Cioè, praticamente io non sapevo, mi chiedevo come mai non mi arrivavano i messaggi direct, no? Quelli da privati su Instagram, però non mi arrivavano i commenti sulle Instagram Stories. Praticamente con mia sorella mi sono messa un po' a sbariare
e ho scoperto appunto che erano disattivati, quindi adesso ho attivato questa cosa. Infatti mi stanno arrivando tantissimi vostri commenti, è bellissimo, un po' come su Snapchat, cioè mi potete inviare commenti istantanei sulle storie che pubblico su Instagram Story, che io lo uso tanto, anche Instagram Story, durante il giorno eccetera. E quindi mi piace tanto sta cosa, volevo salutare qualcuno di voi appunto per approfittare, perché mi sento tutta casata che ho scoperto sta cosa, magari solamente voi lo sapete da anni, ma io non lo sapevo. Ci avevo disattivato, quindi saluto Checca che mi scrive, giuro che anche se sei lontana mi sei vicina. Mi fa sorridere sempre, non ho mai trovato una ragazza così dolce, siete carinissime. St.Tonello che mi dice... Carly, come fai ad essere sempre così meravigliosamente allegra? Mi dai un consiglio? E mi mette la faccina che piange. Sono una tua grande fan e mi piace tanto il tuo carattere. Questa è una cosa che mi dite in tanti. Io sì, sono quasi sempre di buon umore, quasi sempre, insomma, cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, una caratteristica di me. Penso un po' che questa caratteristica o ce l'hai o non ce l'hai, però poi ciao, sono un cesso, guardate come sono brutta, sono stanca. Comunque vi dicevo, puoi sforzarti di vedere il bicchiere mezzo pieno e di essere positiva, insomma, un po' egoista come cosa a dire, però un po' fregandosene, fottendosene di quello che pensano gli altri, quello che dicono gli altri, di quello che succede attorno a te, insomma, di circondarti di persone positive. Quindi se c'è qualcosa di negativo, di allontanarlo dalla tua vita, anche se ti fa soffrire, e cercare di essere tu padrone, no, del tuo destino, della tua vita, e quindi fare le cose che ti piacciono. Io forse sono molto positiva perché faccio le cose che mi piacciono, sto con le persone che mi fanno stare bene, quindi quella è la cosa. Quando mi sveglio la mattina so che ce l'ho una botta in fronte, a parte alcuni giorni, perché so che farò cose che mi piacciono, il mio lavoro mi piace, quindi sono molto contenta di tutto ciò. Penso che sia questo. Comunque fa piacere che vi trasmetto positività, perché non c'è una cosa più bella di quando mi dite che guardando i miei vlog, i miei video, vi sentite di buon umore, vi fa stare bene questa cosa. Tisanina, le tisanine anche sono dei bei momenti. Sempre, 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 ecco qua, be happy, think positive, pensa positivo e sii felice, perché la vita è una sola, ragazze, dopo non ce n'è più. Quindi tisanina, vi saluto perché devo montare il video, è 00:30 precise e dopo devo anche struccarmi, mettermi in pigiama e andare a dormire. Tanti like per i miei vlog se vi è piaciuto questo video, se vi volete bene, io vi voglio tanto bene. Ah, che fate a Capodanno? Brutta domanda. Commentate.